Iniziare a fare la dieta, portarla avanti, grandi sacrifici, gli amici che ti invitano fuori, i fidanzati che ti invitano fuori e alla fine qualche cosa lo stai perdendo, ma uno sgarro e recuperi tutto. E come mai succede questo? Ne parliamo in questa puntata dopo la sigla. Come mai quindi tanti sacrifici vanificati da una cena? Beh, allora partiamo con un presupposto, quello di distinguere tra quello che è il grasso distribuito su tutto il corpo dal grasso localizzato, cioè presente soltanto in alcune zone, quindi sui fianchi, sull'addome, sulle braccia, sulla schiena, dei polpacci, dell'interno coscia, dell'interno ginocchio. Ecco, il grasso localizzato da distinguere rispetto a un grasso distribuito su tutto il tuo corpo. Detto questo, quando aumentiamo di peso, ecco che aumentiamo su tutto il corpo in modo diffuso, ma anche tanto e soprattutto di più nei punti localizzati, nei punti dei fianchi, delle cosce, dell'addome, delle braccia. Quando dimagriamo, ecco che è molto più difficile dimagrire dappertutto e soprattutto è difficilissimo, quasi impossibile, riuscire a dimagrire nei punti localizzati. Quindi quando aumentiamo, aumentiamo soprattutto nei punti localizzati e quando dimagriamo, dimagriamo soprattutto dove c'è un adipe distribuito su tutto il corpo, mentre nei punti localizzati riusciamo a dimagrire poco. E perché questo? Per una questione in parte genetica, ma soprattutto ormonale. Eh sì, i soliti ormoni, gli estrogeni, l'insulina, il cortisolo, che insieme a una piccola quota genetica tendono a farti ingrossare in alcuni punti ben precisi, molto resistenti. Dimagrire bene è un po' come nuotare controcorrente. Ci vuole un grosso sforzo, ma anche strategia. E qual è la strategia migliore? Quella di dimagrire abbinando a una terapia dimagrante qualche cosa che sia specifico nel tentativo di smuovere e di ottenere il movimento del grasso dei cuscinetti resistenti. E questo lo si ottiene andando a stimolare le cellule come se ci fosse la presenza di un ormone che ha l'effetto di aprire le cellule grasse dei punti localizzati e permettere la fuoriuscita del grasso in eccesso. Questo lo si ottiene con i peptidi bioattivi, che sono una nuova cura veramente importante proprio per andare ad agire contro questi ormoni resistenti, e dall'altra parte con l'endosferes o con il VelaShape, che sono delle terapie sicuramente operatore dipendente, ma che sono molto efficaci e insieme ai peptidi riescono ad aprire le cellule adipose dei cuscinetti localizzati e insieme alla dieta ottenere un dimagrimento molto più facile e un dimagrimento molto più resistente alle cene extra. Ciao!